Ragazzi, oggi giocheremo una delle partite più importanti di tutta quanta la stagione. Dobbiamo assolutamente rimontare il risultato dell'andata e voglio 10.000 mi piace per darci la forza di vincere e di battere il Chelsea. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Io vi lascio l'episodio, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetto, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 37 con la carriera allenatore con il Milan su FIFA 18. In questo episodio giocheremo tantissime partite, soprattutto il ritorno contro il Chelsea. All'andata abbiamo perso 2-1 e dobbiamo assolutamente rimontare per andare avanti in Champions League. È l'obiettivo numero 1 e non possiamo fallire. Quindi guardate tutto il video perché verso la fine andremo a giocare questa grandissima partita. Prima di iniziare però voglio rubarvi solo 20 secondi ragazzi per dirvi di seguirmi su Instagram. È importantissimo, io non spammo mai nessun social, lo faccio solo questa volta perché è veramente importante. Io faccio veramente tantissimi sondaggi anche sulla carriera e quindi ho bisogno che la maggior parte di voi ci sia anche su Instagram, così in qualsiasi momento io posso chiedervi qualcosa e tutti quanti voi riuscite a rispondermi in due secondi. Mi chiamo Giuse360, trovate anche qui nello schermo, vi ho messo sicuramente l'immagine del mio profilo. Detto questo, andiamo assolutamente a giocare contro il Verona. Questa è quella formazione, dobbiamo assolutamente vincere, anche se ormai lo scudetto è praticamente vinto perché siamo a più 17 con una partita in meno, però ci tengo comunque a fare più punti possibili. Queste qui sono le divise, maglietta bianca mai più, voglio la maglietta rossonera, la maglietta in casa anche per il Verona. Questa qui è la squadra, noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo nel campo del Verona, le squadre sono appunto in campo, inizia adesso è la Sverona Milan. Gabriel Jesus, André Silva allarga perfettamente per Insigne, Insigne 1 contro 1, col piattone non lo sbaglia mai Insigne, 1-0 dopo 16 minuti. Esultanza completamente a caso per Lorenzo, ma l'importante è che siamo riusciti a sbloccarla. 1-0. Asensio diventa buona per André Silva, Gabriel Jesus 1-2, 1-2, André Silva incrocia, 2-0 Milan. Ci sono delle partite in cui entra sempre e delle partite in cui non entra mai. Io questa cosa non la capirò mai su questo gioco, mai. Asensio diventa buona per André Silva, appoggia per Gabriel Jesus che allarga dall'altro lato, è perfetta per Dembélé, Dembélé la finta, rientra, palla dentro, Asensio sulla linea e rimane lì 3-0. Ogni rimpallo adesso mi va bene, è veramente incredibile. Peccato per la sfortuna nell'ultimo episodio, io penso sempre all'episodio precedente, si deve guardare avanti, avete ragione, però 3-0, pensiamo positivo e cerchiamo di avere sempre questa fortuna, che vi devo dire. Dembélé diventa buona per Kanté, André Silva larga dall'altro lato per Lorenzo, Insigne, dai che sono sbilanciati, Insigne, Insigne rientra sul destro, prova a piazzarla, è la parata di Della Rocca. Contropiede Verona però, perché siamo sbilanciati se siamo su equilibrata? 1-3. Dai, se non subiamo gol non siamo contenti. Ancora il Verone che attacca con Verde per Sapong col destro, non ci credo, palo rete. No ragazzi, c'è qualcosa che non va su questo gioco, dai. Finisce qui 3-2. Per fortuna che ho fatto i tre gol prima. È come se il gioco si fosse accorto in ritardo. Oh, siamo all'85esimo e stiamo perdendo 3-0. Aspetta, 3-2. Boh, non lo so. Comunque, l'importante è che abbiamo vinto e andiamo avanti, non importa. Avanziamo nel calendario perché c'è la partita contro il Genoa che voglio giocare, perché se non sbaglio siamo fuori casa. Offerta di trasferimento, mi sembra. O richiesta o offerta, non ho letto bene. Vidal! Vidal vuole essere ceduto e Rog si lamenta. Ragazzi, Vidal io potrei anche cedere, ma non mi arriva un'offerta buona. Se non mi arrivano offerte decenti io non posso farci niente. Comunque ci penseremo nel mercato. Adesso voglio concentrarmi assolutamente su queste partite. Contro il Genoa voglio esserci perché siamo in trasferta e voglio giocare perché voglio cercare di fare più punti possibili in campionato. Questa qui è la formazione, siamo praticamente con i giocatori titolari, siamo al 100% e quindi è giusto puntare sui giocatori più forti. Io mi fermo però un attimo per qualche giorno perché non ho più tempo, per voi passeranno solo 2 secondi. Eccomi qui ragazzi. Ragazzi, sono tornato dopo un attimo di pausa per giocare la partita contro il Genoa. La formazione l'avete vista è questa qui e possiamo andare subito a giocare. Purtroppo quando ho poco tempo devo un attimo recuperare i minuti qua e là e mettere tutto quanto insieme. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione, noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo nello stadio del Genoa, le squadre sono in campo e inizia adesso Genoa-Milan. Asensio allarga dall'altro lato per Dembélé, poi Asensio subito di prima per Kanté, dentro per André Silva, il tocco per Gabriel Jesus che ci prova, palla fuori, primo squillo del Milan, calcio d'angolo per noi, ci va Dembélé col mancino, palla dentro di testa, André Silva centrale. Io spero che tutti questi tiri entreranno contro il Chelsea. Dembélé col mancino ancora per In che la prende, va bene, qui posso sbagliare anche 100 gol, non mi interessa, ma comunque
contro il Chelsea deve entrare. Kanté appoggia per Asensio, che può andare fino in fondo. Asensio di prima è perfetta per André Silva. La parata ancora di Perin, poi Dembélé di esterno, di testa ancora Perin che è scatenato. Ragazzi, fate un controllo a Perin qua, ha preso qualcosa prima di questa partita. Gabriel Jesus recupera palla, poi Insigne, il tocco per Asensio, non c'è spazio per tirare, se la mette sul sinistro adesso sì, e palla sulla traversa, mi mancava. Fratelli che scende e la blocca Perin. 8 tiri a 0, una traversa, due miracoli di Perin, bene. Insigne la recupera, occhio, mettila dentro, di testa, anzi di piede, André Silva, miracolo, non ci credo, non ci credo. Ragazzi, dai, ma solo a me succedono queste cose. Cioè, dai, impossibile. Fine primo tempo 0-0. Potevamo essere 3-0 minimo, minimo. André Silva diventa buona per Kanté. Ancora buona per André Silva, che allarga dall'altro lato per Insigne. Insigne di esterno è perfetta per Gabriel Jesus. 1-0 Milan. Bella azione. Mi è piaciuto questo colpo di testa di Gabriel Jesus che segna ancora. Bellissimo impatto da parte sua nel campionato italiano e con la maglia del Milan. 1-0. Meritatissimo, assolutamente. Adesso però arriva il momento più difficile della partita, riuscire a non subire gol. Alexandro diventa buona per Insigne di tacco, benissimo per André Silva, bene per Asensio, il tocco, Gabriel Jesus svegliati, ok, è perfetta per Dembélé, tre ore per mettersela sul sinistro, prova a piazzare la palla fuori. Peccato perché ci abbiamo messo 8 anni per fare questo contropiede, 8. Due di recupero, vediamo se c'è tempo per fare un'ultima azione da parte del Genoa. Arbitro, ho bisogno di te, grande, finisce qui, l'arbitro ha fischiato e vinciamo anche questa seconda partita di questo video. Peccato aver segnato solo un gol, 12 tiri a 0. Ragazzi, se subivo l'1-1 io me ne andavo, 12 tiri a 0 con traversa e miracoli di Perin. L'importante però è che è entrata almeno una volta. Prossima partita contro il Cagliari, io questa partita non la vado a giocare, la rosa è assolutamente stanca, faccio giusto qualche cambio perché dopo faremo un turnover pesante contro il Napoli. Questa è la formazione che ho scelto, potrei anche mettere Cherry al posto di Gabriel Jesus, va bene così. Tanto la semifinale è andata in ritorno, quindi male che vada possiamo recuperare al ritorno che si giocherà ad aprile se non sbaglio. Comunque è una squadra assolutamente competitiva, siamo sotto 1-0, andiamo a skippare, 2-1, la rimontiamo, Cherry Alexander. Con il primo gol di Cherry con la maglia del Milan. E contro il Napoli adesso che faremo turnover pesante, metterò la squadra delle riserve. Slittiamo, ritorniamo al 4-3-3 con il trequartista. Faccio giocare di nuovo Insigne il fratello, non mi interessa anche se stanco. E non faccio assolutamente nessun cambio, io me la gioco così. Ho bisogno di tutti dopo, quindi non mi importa. Mettiamo anche Guardone al posto di De Gea, non mi interessa. Anche De Gea riposa, va bene così. Anche se affrontiamo il Napoli, anche se affrontiamo una grande squadra, dobbiamo rimontare dopo. Intanto Asensio mi chiede di giocare. No Asensio, no, no. Per favore Asensio, io non ti metto in campo al posto di Rog. Anzi, sapete che dico? Dentro Asensio, fuori Rog, e Asensio lo cambio dopo 5 minuti. Così non si arrabbia, va a finire che, non lo so, Asensio impazzisce e chiede di essere ceduto. Quindi metto Asensio dentro, anche a centrocampo non mi importa, e dopo 5 minuti faccio il cambio. Bisogna anche agire in questo modo. Questa è quella squadra e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo a San Siro con Vidal capitano e inizia adesso Milan-Napoli. Vediamo un po' come funziona questa squadra delle riserve. Attacca il Napoli con Allan, occhio Allan, Guardone. Primo intervento con la maglia del Milan e si esalta anche Guardone. Cherry recupera palla, sta giocando bene Cherry. Rog, vai che c'è spazio, appoggia per Kaká col destro. Kaká non delude mai. 1-0 Milan dopo 34 minuti, ha segnato Kaká. Incredibile, con il numero 22 ha segnato il suo primo gol in questo campionato. È 1-0 Milan. Mi aspettavo peggio sinceramente. Sapete, invece il gioco è rimasto lo stesso più o meno. Bisogna solo stare attenti a non subire gol. Mertens, occhio Guardone. Anche Guardone ragazzi sta dimostrando di essere un grande portiere per il momento. E adesso che l'ho detto sicuramente farà una papera assurda, però per il momento ampiamente promosso. Vidal fa correre un ass che ci arriva e prolunga per Cherry. Vai Cherry, fino in fondo, fino in fondo. Prova a tirare, magari ti guadagni l'angolo. Ma Cherry, ma che tiro ha? Ma dai, ma veramente mi hai fatto quel tiro? Cioè neanche stessi giocando col portiere in attacco. Rog, Cherry diventa buona per Kaká. Kaká, Kaká in velocità, Kaká in velocità, incrocia, prendi esempio da lui Cherry, doppietta di Kaká. Ragazzi, devo dare più spazio a Kaká perché veramente mi ha giocato tutte partite eccezionali da quando è con noi. Anche se la valutazione sta calando, lui comunque mi sta giocando bene. 2-0 Napoli, siamo riusciti a concretizzare praticamente tutto. E io sono contento così, perché a volte
non ha senso fare 1000 tiri in porta e poi pareggiare al 90esimo. Roberto Insigne, fino in fondo, te la metti sul sinistro, non c'è spazio per tirare, quindi appoggi per Rog col sinistro, poi Cherry, la paratona di Trapp. Questa volta ha tirato meglio Cherry, anche se comunque poteva assolutamente angolarla di più. Allontanavi ancora Trapp con i pugni. Cacà se la mette sul destro, io provo a tirarci per la tripletta, palla fuori di poco. Dovevo provare a far fare la tripletta a Cacà, assolutamente. Due di recupero, questa qui sarà l'ultima azione della partita. Occhio, non voglio subire gol, palla dentro, Pavoletti traversa linea, rimane lì e poi la sbaglia. Clamoroso, l'ha toccata lui, perché non era neanche calcio d'angolo. Incredibile, con la squadra delle riserve 9 tiri a 8 e anche il Napoli comunque ha fatto la sua partita. Ma questa volta siamo riusciti a concretizzare tutto, come ho detto prima. E qualche volta è meglio così, è meglio riuscire a fare 5 tiri in porta e segnare una o due volte e non fare 20 tiri e magari perdere la partita. Speriamo di fare la stessa partita fatta con il Napoli, quasi quasi me la gioco con le riserve. No, ma a parte gli scherzi, assolutamente mettiamo la squadra dei titolari, non so se quei piani non mi interessa. Offerta dal Barcellona per Musacchio, 34,8 milioni. Ragazzi, per me Musacchio non vale 34 milioni. Grazie, ok, grazie Asensio, non ti preoccupare, ti ho fatto giocare 2 minuti, così sei stato contento. Cioè, io finché mi arrivano delle offerte di 38 così, io non accetto per Musacchio. Ho capito che vuole andare via, ma io non posso vendere, svendere anche, anzi, un mio giocatore. Comunque, dentro Varane, dentro Insigne a sinistra, siamo tutti al 100%, tutti. Cioè, non abbiamo scuse, ragazzi, non abbiamo scuse. Guardate qui che formazione. Una squadra fortissima, siamo più forti di loro e non possiamo, ragazzi, essere eliminati di nuovo dalla Champions League. Andiamo a giocare la partita contro il Chelsea, siamo in casa a San Siro e dobbiamo compiere la rimonta con la squadra dei titolari. Questa è qui, questa è quella divisa, questa è quella formazione e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo qui davanti a tutti quanti i nostri tifosi, le squadre sono in campo e inizia adesso Milan Chelsea. André Silva larga dall'altro lato per Insigne che rientra sul destro, poi appoggia per Asensio, il tocco per Gabriel Jesus che ci prova, la parata di Courtois. Asensio ancora buona, André Silva se la mette sul sinistro, prova la botta dalla distanza, ancora Courtois, è iniziato il bombardamento. Calcio d'angolo, ci va Dembélé, di testa André Silva sulla linea, Alonso in qualche modo, ci mancava il salvataggio sulla linea. Varane per Insigne, siamo sbilanciati quindi devo tirare, André Silva col sinistro, calcio d'angolo. Stiamo attenti al contropiede ragazzi, perché se ci segnano poi ne devo fare due per andare ai tempi supplementari. Asensio recupera palla, diventa buona per André Silva, Gabriel Jesus allarga di là per Dembélé, ti prego non li sbagli mai questi. 1-0 Milan. Dembélé, pazzia del Chelsea che ha lasciato Dembélé da solo. Questo forse è il pregio del nostro modulo di avere 8000 attaccanti e quindi più o meno uno è quasi sempre libero. Ci siamo ancora noi però, André Silva, Gabriel Jesus se la mette sul sinistro, lo scarico per André Silva, André Silva, André Silva, 2-0. Mi manca l'ultimo per chiuderla, mi manca l'ultimo per chiuderla, perché se ci segnano loro si va ai tempi supplementari. Mi manca l'ultimo, André Silva, il giocatore che mi avete detto di non vendere e noi non lo venderemo André Silva, oppure farò un sondaggio dedicato completamente a lui, ma questo, a questo penseremo più avanti. Fine primo tempo 2-0. Attacca il Chelsea con Belotti, non dobbiamo subire gol, occhio Belotti, Belotti, grandissimo, Romagnoli è lì, dai però c'è fallo, cioè se Romagnoli va a terra, c'è fallo, De Gea! Calcio d'angolo, Hazard, occhio, allontana via Dembélé, ragazzi che sofferenza, Kyle, Varane in qualche modo, 68esimo, io sono su difensiva, il Chelsea si è svegliato e noi ci siamo abbassati tantissimo. Asensio allarga dall'altro lato per Insigne, 77esimo, ragazzi, un contropiede bisogna sfruttarlo, un contropiede, Insigne appoggia per André Silva, André Silva, la finta, palla dentro, messo giù, rigore, 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 rigore. André Silva, il giocatore richiesto da voi. Andiamo in alto, a sinistra, 3-0, è finita, 4-2, André Silva. Hashtag qui sotto nei commenti, André Silva è finita, oppure 3-0 è finita, non lo so, inventatevi voi gli hashtag. L'impresa è compiuta, 3-0, ringraziamo anche De Gea per quel miracolo di pochi secondi fa. Occhio però, stiamo attenti, Hazard, De Gea in qualche modo ancora. Ok, allontanate via questo pallone, non voglio rischiare niente, voglio la partita perfetta. Gabriel Jesus allarga dall'altro lato per André Silva, non c'è tempo e non c'è
c'è spazio. Uno che si rotola a terra lì. Ma che sta succedendo? Brutto fallo qui. Scusa, scusa. Giallo, giallo, ok, giusto. Calcio di punizione, occhio, Berardi, centrale. Berardi, dai, mi hai fatto doppietta all'andata, adesso basta, Due di recupero, vediamo se c'è tempo per fare un'ultima azione. Sono completamente sbilanciati. Perdiamo palla e l'arbitro fischia la fine della partita. È finita, ragazzi, è finita. 10.000 mi piace per questa rimonta. Siamo riusciti a segnare 3 gol e ad eliminare il Chelsea. E va benissimo così. Meglio di così non poteva andare. Il tabellone lo guarderemo più avanti, non mi interessa. Qualsiasi sia l'avversario, noi dobbiamo batterlo e andare avanti. A questo punto ci sarà la partita contro l'Atalanta che andremo a giocare, forse. Direi di sì, l'andremo a giocare nel prossimo video. Io interrompo qui l'episodio perché non ho più neanche 2 secondi per registrare. Ci vediamo prossimamente, o domani o dopodomani, con il prossimo episodio. Mi raccomando, 10.000 mi piace per questa rimonta clamorosa. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!